Che cos'è l'antimafia? Bisogna un po' chiarire il concetto di, sì, appunto, di antimafia. L'antimafia è, secondo me, comportarsi secondo le regole, osservare le leggi, chiedere che vengano riconosciuti i propri diritti anziché andare a chiedere i favori e le cortesie a chi, al potente di turno, al politico, al mafioso. Poi ci sono quelli che vengono definiti professionisti dell'antimafia, dico vabbè, quelli, o chi contrasta la mafia in quanto rappresentante delle istituzioni, le forze dell'ordine, i magistrati. Infatti un gruppo di magistrati che iniziò a fare la vera lotta alla mafia in maniera veramente determinata fu chiamato il pool antimafia. Ecco, se noi parliamo di persone che si fanno rappresentanti delle istituzioni per combattere la mafia, sì, quella è antimafia, ma il semplice cittadino non deve fare antimafia, deve semplicemente comportarsi secondo le leggi. Placido Rizzotto, era un sindacalista. Che cosa resta di Placido Rizzotto? Le lotte che lui ha fatto come rappresentante, come segretario della Camera del Lavoro, appunto per aiutare i contadini, anche comunque la classe operaia, per raggiungere uno stato di benessere che a quei tempi non c'era. Poi anche come movimento della Federterra, resta tutte le lotte che lui ha fatto, il grosso movimento contadino che è riuscito a costruire nel Corleonese, un movimento contadino che non si è fermato dopo la morte di Placido Rizzotto. In molti paesi, dopo la morte del sindacalista e del segretario della Camera del Lavoro, diciamo, c'è stata uno scioglimento del movimento, c'è stato un momento di paura e molti hanno fatto un passo indietro. Nel Corleonese invece l'opera che aveva portato avanti il Rizzotto e la reazione che ha avuto la famiglia del Rizzotto dopo l'omicidio ha fatto sì che i contadini di Corleone, quasi tutti in maniera compatta, hanno continuato le lotte. Poi, proprio a Corleone, subito dopo la morte di Placido, circa 3 mesi dopo, arrivò un giovane sindacalista universitario di 21 anni che si chiamava Piola Torre e venne a sostituire appunto Placido Rizzotto alla Camera del Lavoro di Corleone e continuò le lotte e si mise alla guida lui dei contadini. Piola Torre, sappiamo benissimo la levatura politica e sindacale che ha avuto nel corso degli anni, quindi di Rizzotto rimane tanto di quello che lui ha fatto, non rimangono documenti, non rimangono scritti, non rimangono, però se Placido Rizzotto tra i 36 sindacalisti uccisi in quel periodo è quello che più è conosciuto, più si ricorda, vuol dire che l'opera che lui ha fatto a Corleone in un posto veramente difficile e anche per la concomitanza delle storie che si sono incrociate con la sua vita, a cominciare da Piola Torre, a cominciare da Carlo Alberto Dalla Chiesa, e anche perché Luciano Ligio, il suo killer, è diventato poi negli anni il primo capo indiscusso di Cosa Nostra. Ecco, la concomitanza di queste cose ha fatto sì che di Placido Rizzotto si parlasse sempre e si conosce la storia meglio di quella degli altri sindacalisti. Perché vengono ammazzati tutti questi sindacalisti nello stesso periodo? Diciamo che nello sbarco degli americani in Sicilia, gli americani si servono preventivamente di una base logistica, di una struttura che era quella della mafia per preparare un terreno favorevole allo sbarco. Infatti dopo la liberazione della Sicilia, a capo dei, come sindaci nei grossi centri della Sicilia vengono messi capi mafia, mafiosi in genere. E quindi si crea questa alleanza tra gli americani e la mafia che si era messa al servizio degli americani per favorire lo sbarco.
In Sicilia, nello stesso tempo, operava anche la decima massa di un cavaliere borghese, perché avevano tentato di creare una struttura per arginare lo sbarco degli americani. Fallito questo tentativo, questa decima massa si ritrovò senza padrone, perché poi il fascismo fu sconfitto e il nazismo, però continuò a rimanere come organizzazione molto attiva e continuavano ad addestrarsi e speravano di tornare, che si creassero le condizioni favorevoli per poter ritornare al potere. E, cosa successe nel dopoguerra? Che i contadini cominciarono a reclamare le terre e l'applicazione dei decreti Gullo, che avrebbero consentito ai contadini di avere una gestione dei terreni incolti o mal coltivati, in modo da poter usufruire di una migliore ripartizione del frutto della terra. E questi decreti Gullo, che erano stati era una legge dello Stato, in altri posti venivano applicati più o meno. In Sicilia la mafia, che erano gli intermediari dei grossi proprietari terrieri, e i grossi proprietari terrieri decisero che invece in Sicilia queste leggi non dovevano essere applicate, perché la Sicilia, in Sicilia si era creato un grosso movimento autonomista. Dicevano che le leggi se li dovevano fare qua in Sicilia. Questa legge comunque loro hanno fatto di tutto per non applicarla. Però questo grosso movimento di contadini fa sì che alle prime elezioni del 47 le sinistre ottengono la maggioranza, e quindi si crea questa situazione un poco sgradevole per gli americani, che hanno avuto la paura che in Italia potessero la sinistra diciamo vincere anche le elezioni poi del 48, che avrebbero creato la Repubblica, il primo Parlamento italiano, e quindi corsero al ripari, perché l'Italia era al centro del blocco che era sotto l'influenza degli Stati Uniti, e l'altro lato era sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. La posizione dell'Italia era molto strategica, e anche in Sicilia soprattutto, perché al centro del Mediterraneo, onde evitare che in Sicilia potesse esserci questa svolta a sinistra, quindi andare a portare la politica italiana nelle mani dell'Unione Sovietica, fecero di tutto per contrastare il movimento contadino, perché era quello che aveva, secondo diciamo, la loro idea, quello che aveva causato questo spostamento a sinistra delle masse operaie e contadini. Quindi cominciarono a uccidere i sindacalisti, compreso la strage di Portella della Ginestra, proprio per intimidire e cercare di scompigliare questi movimenti, e nello stesso tempo fare sì che la legge Gullo non venisse approvata. Dopo le elezioni del 48 cessa questo sistematico sterminio di sindacalisti, e questo deve fare riflettere, che appunto era finalizzato a smontare il movimento contadino per sconfiggere le sinistre. Molti dei sindacalisti uccisi erano comunisti e socialisti, la maggior parte, soprattutto nell'ultimo periodo, erano socialisti, come Placido Rizzotto, come Epifanio Lipumma, come Cangelosi. Si lavorò per cercare di dividere anche gli stessi partiti, socialisti e comunisti. Infatti il Partito Socialista fu oggetto in quel tempo di una scissione, nacque il Partito Socialdemocratico di Saragat, però a questa scissione del Partito Socialista non seguì una scissione del movimento contadino da parte dei dirigenti comunisti e socialisti. Questi, diciamo, dirigenti socialisti del movimento contadino invece restavano compatti sempre nel mantenere quella linea di intransigenza e di
lotte per ottenere i propri diritti. E quindi la causa per cui molti sindacalisti uccisi erano socialisti era proprio perché dopo aver ottenuto la scissione del partito volevano rompere anche il fronte dei socialisti nella lotta per la riforma agraria. C'è da dire che per esempio per la vicenda di Placido Rizzotto l'avvocato della famiglia Rizzotto era Francesco Taormina, un deputato, un esponente di spicco del Partito Socialista, mentre l'avvocato di Luciano Liggio, che era accusato di aver ucciso Placido Rizzotto, era invece un esponente del Partito Socialdemocratico. Quindi c'è il dubbio che il Partito Socialdemocratico nacque per evitare, appunto, per infiltrare e rompere il fronte unito. Dunque, una settimana prima viene ammazzato Epifanio Lipuma. Però comunque Placido Rizzotto ha continuato a fare il suo percorso. Come ha potuto, diciamo, continuare ad andare avanti e a essere oggetto di rapimento senza che nessuno, insomma, lo accompagnasse a casa? No, in effetti negli ultimi tempi mio zio non veniva lasciato solo e veniva accompagnato a casa dei compagni. Mio zio diceva che a lui gli volevano troppo bene, le persone lo rispettavano tutti, anche diciamo i nemici, quindi non pensava proprio che l'avrebbero ucciso, e in ogni caso, qualora lo avessero ucciso, non sarebbe cambiato niente per la lotta contadina, perché dice, dopo di me ne verranno tanti altri segretari della Camera del Lavoro. Però i compagni in effetti non lo lasciavano solo e lo accompagnavano ogni sera a casa. Quella sera del 10 marzo invece successe qualcosa che, diciamo, non doveva succedere. Intanto dei due compagni più fidati che di solito lo accompagnavano a casa, uno si chiamava Peppino Siracusa e l'altro si chiamava Ludovico Benigno. Peppino Siracusa quella sera aveva una festa di compleanno in famiglia e aveva già detto comunque che lui si doveva ritirare presto, quindi non poteva attardarsi. Al che Benigno disse, vabbè, non ti preoccupare, lo accompagno io, Placido. E quindi si avviarono, magari prima per farsi una passeggiata e poi in seguito lo avrebbe accompagnato a casa. Successe che un conoscente, un certo Pasquale Griscione, che era sul corso vedendoli passeggiare, sicuramente le aspettava, e fece di tutto per attaccare discorso e unirsi, diciamo, alla compagnia di Placido Rizzotto e di questo Benigno. E quindi cominciarono a passeggiare tutte e tre. E come spesso succede tra amici, la passeggiata, diciamo, diventa lunga, chiacchiere, cosa fare. A un certo punto Benigno dice a mio zio, dai, ti accompagno a casa perché io devo andare che si è fatto tardi. Il Criscione invece dice, lo rassicura, non ti preoccupare, tanto ci sono io, lo accompagno io, Placido. Invece Criscione aveva lo scopo di portare Placido Rizzotto nelle mani di Luciano Liggio, che lo aspettavano in una strada buia vicino alla villa comunale. Questo Benigno che abbandonò mio zio nelle mani di Criscione, onestamente noi non abbiamo mai capito se lo ha fatto in buona fede oppure se invece magari sia stato minacciato. Però fatto sta che lui mancò alla consegna di accompagnarlo a casa, come si erano ripromessi tutti i compagni, e lo lasciò in compagnia di Piscione, che non è che fosse conosciuto come una brava persona. Quindi, diciamo, questo dubbio noi lo abbiamo sempre avuto. E così Criscione, tra una chiacchiera e l'altra, lo portò in una traversa del corso principale dove lo aspettavano Luciano Liggio con gli altri, una macchina, e gli buttarono una coperta addosso, a quanto pare, cominciarono a bastonarlo, lo infilarono a forza in una macchina e se lo portarono fuori dal paese, dove poi fu ucciso. Allora, Criscione e Collura, sì, prima ammettono il delitto. Poi invece vengono assolti per insufficienza di prove. Luciano Liggio è latitante, sì, e diventa uno dei più grandi capi mafia della Sicilia. Sì.
Come è possibile che queste persone ammettono una colpa, poi vengono assolte per insufficienza di prove? Allora, quando circa un anno dopo l'omicidio di mio zio è arrivato a Corleone un capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ex partigiano, si interessa agli ultimi casi risolti del paese, e sicuramente da tutti questi casi quello che più era interessante, che meritava di un approfondimento, era quello di Placido Rizzotto, perché era chiaro qual era il momento dell'omicidio. Dietro le indicazioni della famiglia, appunto, che aveva indicato in Criscione sicuramente quello che aveva consegnato nelle mani di Luciano Liggio, mio zio, e anche la complicità di Collura, perché si sapeva bene queste persone come si muovevano e chi erano. Poi mio nonno conosceva molto bene la struttura della mafia di Corleone, e quindi non ci impiegò molto a capire chi era stato e come erano andate le cose. E tant'è che fece denunce appunto ben precise. C'è da dire che due giorni dopo l'omicidio di mio zio, Luciano Liggio, alla vista di una pattuglia di carabinieri, si spaventò e si diede alla latitanza. E quindi dopo due giorni Luciano Liggio si dà alla latitanza, che durerà ben 16 anni. Anche Criscione e Collura si rendono irreperibili. Irreperibili, però erano sempre in paese o in campagna. Carlo Alberto Dalla Chiesa riesce a individuarli a tutti e due, a arrestarli, e questi due confessano di avere partecipato al sequestro, non all'omicidio, di avere consegnato nelle mani di Liggio Placido Rizzotto, e poi di avere saputo da Liggio che Placido Rizzotto era stato ucciso e buttato in una buca sulla Rocca Busambra, dove nessuno lo avrebbe mai più trovato. In base a questa indicazione, Carlo Alberto Dalla Chiesa riesce a recuperare una parte dei resti sia di Placido Rizzotto che di altre due persone scomparse, che erano state buttate anche nella stessa foiba. Però cosa succede? I resti che vengono recuperati non sono molti. Il tribunale non avvalora il riconoscimento dei familiari. Nel frattempo questi due, Collura e Criscione, ritrattano la confessione dicendo che erano stati torturati e gli avevano fatto firmare un foglio di cui loro non conoscevano nemmeno il contenuto, e quindi la mancanza del corpo del reato e la ritrattazione sono due elementi che fanno sì che queste persone possano essere assolte per insufficienza di prova. La magistratura in quel tempo stava dalla parte dei potenti, stava dalla parte di chi manovrava le fila anche dietro le quinte, e era più facile che stare dalla parte dei contadini. La mafia corleonese può condizionare la storia della nostra Repubblica? Sicuramente è stata la prima che si è strutturata in maniera proprio nell'economia, nella corruzione dei politici. Forse è stata una delle prime a portare proprio politici proprio rappresentanti in politica, come nel caso di Vito Ciancimino. Diciamo, ha assunto una tale rete di infiltrazioni e di relazioni politiche e affaristiche con il mondo sia imprenditoriale che appunto che politico, e sicuramente è stata in grado di influenzare la politica sicuramente siciliana. Io dico che la Sicilia intanto ha influenzato in maniera negativa la nascita della Repubblica, perché con quello che è avvenuto in Sicilia nel dopoguerra, con appunto lo sterminio dei sindacalisti, questo ha fatto sì che ha mitizzato la mafia, rendendola non solo agli occhi dei cittadini, ma in effetti in quel momento era invincibile, perché poteva fare quello che voleva, ma nessuno riusciva mai a incastrarlo.
queste strutture che sono nate nel dopoguerra, appunto questa sodalizio tra servizi segreti americani, mafia, e a quanto pare poi c'era anche una struttura proprio ben definita e proprio organizzata che si chiamava Notoservizio, a quanto pare c'è implicato Andreotti in questa cosa, nasce proprio con l'intento di bloccare eventuali aperture a forze progressiste per mantenere lo stato delle cose e il potere in mano a quelli che lo detenevano. E nel corso degli anni noi abbiamo avuto quella che è venuta chiamata la guerra fredda, la strategia della tensione, abbiamo avuto attentati, abbiamo avuto un tentativo di golpe nel 70 di uno Valero Borghese, abbiamo avuto la strage di Piazza Fontana, dell'Italicus, insomma, ogni volta che in Italia si stava tentando qualche cambiamento politico o comunque ogni volta che la politica attraversava una crisi e un momento di debolezza, puntualmente venivano attuate queste forme di terrorismo per far sì che diciamo, non cambiasse niente. Come li ha visti i funerali di Stato di suo zio? Come li ha vissuti? Allora, cioè, cosa ne pensa di questa cosa? Cosa ne penso? Allora, per quanto riguarda diciamo, la lotta che la famiglia ha sempre portato avanti di avere diciamo, la possibilità di recuperare i resti di Placido Rizzotto, io ogni volta che entravo al cimitero di Corleone per andare a trovare i miei parenti, magari vedere la tomba di Michele Navarra, vedere la tomba di Ligio, vedere la tomba di Griscione, non vedere invece la tomba di Placido Rizzotto era una cosa che mi rimordeva. E quindi ho fatto diciamo, negli ultimi anni tanti appelli e tante lotte, ho cercato appunto di far sì che prima si ritrovassero i resti nei tribunali quelli che non erano stati riconsegnati alla famiglia. Poi, visto che non si trovavano questi resti perché sembrano spariti, dissolti, ho cercato di ottenere invece che si ritrovasse la buca e recuperare quegli resti che invece erano rimasti là. C'è da dire che quando il tribunale non volle riconoscere le dichiarazioni dei parenti che quelli erano i resti di Placido Rizzotto perché erano pochi, Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva chiesto l'autorizzazione a fare una seconda spedizione e andare a prendere i rimanenti reperti che c'erano là sotto, in modo da ricomporre in maniera più completa diciamo, quello che restava del cadavere di Placido Rizzotto. Autorizzazione che venne negata dal ministro Scelba perché sarebbe stata troppo costosa e sarebbe stata inutile, perché sarebbe costata circa 1.750.000 lire di quei tempi, e anzi suggeriva di murare questa buca per evitare che qualcuno accidentalmente ci poteva finire dentro. Molto previgente il ministro Scelba, e devo dire che forse ci ha fatto una cortesia, perché per come andavano le cose in quel periodo e per il grado di copertura che avevano questi mafiosi, anche se avessero recuperato i resti che c'erano là dentro, probabilmente non sarebbe cambiato niente, il tribunale non avrebbe avvalorato lo stesso e quelli sarebbero stati sempre assolti per insufficienza di prove, e oggi non avremmo avuto più la possibilità di fare la prova del DNA, perché avrebbero fatto sparire tutti i resti riconducibili a Placido Rizzotto. Invece, anche se dopo 64 anni di distanza, questo è stato un errore da parte loro, perché siamo riusciti, grazie alle indagini di un poliziotto di Corleone, Nino Melita, e insieme a un altro collega, Enzo Calipari, che si sono fatti carico loro nel loro tempo libero di aiutarmi in questa ricerca. Hanno cominciato a fare indagini e facendo finta di andare a caccia nella zona di Roccabusanda e girando, facendo domande e cose varie, sono riusciti a risalire alla buca dove nel 49 Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva recuperato i primi resti. Dopo averla ritrovata hanno ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del questore Marangoni e dal procuratore di Termini Imerese Alfredo Morvillo,
Quindi con un corpo specializzato sono scesi, diciamo, in questa foiba che è circa 50-60 metri. Quei pochi resti che sono rimasti, perché è un canale di scolo, quindi che col tempo, la pioggia, l'acqua che scorreva in questo canale, molte cose le aveva portate via. Però sono riuscito a trovare tra il fango, cosa fare, con un attrezzo, con un georadar, hanno trovato alcune ossa che poi dall'esame del DNA sono risultati di tre persone diverse. Quindi anche questo corrisponde a quanto, diciamo, nel 49 aveva trovato con Alberto Dalla Chiesa. E avendo estratto il DNA appunto di tutte e tre, si è resumata la salma di mio nonno per poter fare la prova del DNA tra padre e figlio. Finalmente nel marzo di quest'anno, il 9 marzo, la notizia ufficiale è che quei resti che erano stati ritrovati erano quelli di Placido Pizzotto. Noi pensavamo di fare una cosa per la famiglia e per la CGIL, perché la CGIL è anche libera. Negli ultimi anni erano quelli che si erano schierati al mio fianco, a fianco della famiglia Rizzotto, per ritrovare i resti. Non immaginavamo di poter, diciamo, suscitare tutto questo interesse da parte dell'opinione pubblica, che invece subito si è manifestata con la richiesta dei funerali di Stato. Ora, i funerali di Stato, io ci ho pensato un pochino prima di dire va bene o non va bene, perché lo stesso Stato, diciamo, nel 49, nel 48, 47 era stato il responsabile di tutti questi omicidi, oggi mi dà i funerali di Stato. Beh, dico, lo stesso Stato sì, sicuramente non sono le stesse persone, sicuramente oggi le istituzioni non sono più composte in massima parte da persone legate alla criminalità organizzata. Probabilmente, e lo vediamo sia nella magistratura che anche in politica, sicuramente Napolitano mi pare un po' al di sopra di ogni sospetto e delle parti, sicuramente, diciamo, era un riconoscimento che veniva fatto non solo a Placido Rizzotto. Io questo ci ho tenuto sempre da subito a sottolinearlo, era un riconoscimento per tutto il movimento contadino di quegli anni. Diciamo che a marzo questa situazione di cui sentiamo parlare adesso rispetto alla questione tra rapporti tra mafia e Stato, che è stata sollevata dai giudici di Palermo, le intercettazioni che ci sono state indirette su Mancino, che poi si è scoperto, si è trovato questa intercettazione di Napolitano. Adesso come vede lei questa situazione? Cioè, è una situazione attualmente che cerca, come dire, non le sembra che in questo momento sembri che lo Stato vuole di nuovo? Ma io diciamo, ho sempre cercato nelle cose di mettermi anche dalla parte di chi fa determinate cose. Dico, gli americani hanno tentato ma ci sono riusciti di bloccare, diciamo, l'avanzata delle sinistre, perché era comunque una cosa che per loro, diciamo, era importante, basilare, era come dire, per il bene della propria nazione, degli Stati Uniti, per il bene del blocco, diciamo, che faceva capo a loro, era corretto contrastare l'avanzata delle sinistre. Condanno il modo in cui lo hanno fatto e a chi si sono affidati. Si sono affidati alla mafia per contrastare questo. Perché io posso anche capire, se mi metto un attimo dall'altro lato, che per non fare cadere l'Italia sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica, che non sappiamo che se fosse successo una cosa del genere quali sarebbero stati i nostri primi 30-40 anni di Repubblica, giusto? Dico, può essere che sarebbe stato un danno enorme anche per l'Italia. Quindi, per il bene supremo dello Stato, quando dice viene la guerra, viene per tutti,
E se qualcuno pensa che per il bene superiore dello Stato si deve sacrificare qualche vita umana, non lo giustifico, ma lo capisco. Il problema è che loro, per fare questo, si sono serviti di un braccio armato, che è quello della mafia, e che hanno continuato, gli hanno dato l'impunità, e questa mafia ha creato i danni che ha creato, quindi non giustifico i mezzi. Qualcuno dice il fine giustifica i mezzi, no, in questo caso il fine non giustificava i mezzi che si sono dati, anche perché gli americani hanno firmato una cambiale in bianco a questi mafiosi, ma la cambiale non l'hanno pagata gli americani, l'abbiamo pagata noi e continuiamo a pagarla, quindi è una cambiale in bianco che ha scadenza giornaliera, però non paga chi l'ha firmata, ma la paga un altro. E quindi questo è. Allora, ora lo Stato deve cercare comunque di salvaguardarsi. Io non credo che Napolitano possa avere responsabilità in alcune vicende che si sono susseguite nella nostra Repubblica, però lui in qualità di Presidente della Repubblica deve comunque cercare di salvaguardare l'immagine dello Stato. Quindi poi alla fine dico, non mi pare che sia successo chissà che cosa in questa intercettazione. Secondo me il Presidente della Repubblica, per quello che lui rappresenta, deve cercare di salvaguardare l'immagine dello Stato, come invece il magistrato percorre un'altra strada, il suo compito è un altro, è quello dell'accertamento della verità. Come i giornalisti, se sono giornalisti liberi e non venduti a qualcuno che gli dice cosa devono fare, sono anche loro alla ricerca della verità, ognuno deve fare la sua parte. Quindi secondo me Napolitano ha fatto, o ha cercato di fare, o ha detto qualcosa che rientrava nella sua, diciamo, modo di vedere, per il bene supremo dello Stato. E non credo che sia. Però non le sembra che questo, non le sembra che la situazione assomigli un po' a quella del 92? Cioè anche Borsellino, sì, e Falcone stavano, sì, lavorando per capire che cosa succedeva tra mafia e Stato, e sono stati ammazzati loro e la loro scorta. Su questa cosa sono un pochino, sul 92 un pochino, secondo me non è che vengono ammazzati perché cercavano di fare, loro vengono ammazzati proprio per evitare che cambiasse. Cioè nel 92 non abbiamo solo le stragi di Falcone e Borsellino, noi abbiamo l'uccisione di Lima, che è il tratto d'unione tra la mafia siciliana e la politica, diciamo, per non fare nome Andreotti, giusto? Però nello stesso tempo nel 92 scoppia Tangentopoli, quindi con Tangentopoli, che secondo me è stata anche quella una cosa manovrata e architettata, insomma, in Italia non si riesce a condannare un politico, ma anche se lo trovano che sta conficcando il pugnale nel petto a uno, e per una causa di divorzio da 4 lire si innesca un meccanismo che fa crollare un sistema politico. Insomma, c'era chi foraggiava e chi dava le notizie e chi sapeva dosare tutte le informazioni e anche i mezzi di informazione. Quindi nel 92 con Tangentopoli si è debellata una classe politica che era diciamo in relazione con quella mafia che in quel momento governava. Ma con le stragi anche la mafia ne è uscita con le ossa rotte, perché intanto nel 93 Rina è stato arrestato, e Rina non è che è stato arrestato grazie a un'operazione brillante della polizia, è stato venduto, è stato consegnato da qualcuno, perché se lui era libero perché glielo permettevano, giusto? Però Provenzano in tutto questo ne approfitta, riesce a uscirne indenne, però deve scendere a un compromesso. E allora il tentativo è stato quello di distruggere quella classe politica, e ne è seguito un'altra che purtroppo ci ha fatto rimpiangere la Prima Repubblica, di debellare una parte di mafia che era il riferimento di quella classe politica, creare l'emergenza in Italia, come si è creata negli ultimi tempi, per fare sì che con l'emergenza qualcuno ci guadagna sempre.
Quindi sul fatto della similitudine tra questo periodo e quel periodo sono d'accordo. Il problema è capire chi è che manovra, cioè chi è il manovratore, perché molto spesso non lo capiamo, lo capiamo solo a distanza. Noi nel 92 non immaginavamo lontanamente quello che si stava tramando, che c'erano, diciamo, di mezzo servizi segreti, servizi deviati, istituzioni. Secondo me anche ora, in tutto quello che sta succedendo, c'è questo, perché si vede, e come è successo, si voleva fare fuori una parte di politica, tant'è che abbiamo dovuto ricorrere al governo tecnico, che sta portando avanti delle misure che secondo me non sono per il bene dell'Italia, ma per il bene di qualche altro. E poi ne usciremo sempre comunque con le ossa rotte. Il problema è chi è il manovratore. Non si sa. No. Placido Rizzotto dice: il nostro nemico siamo noi stessi, con le nostre paure che ammazzano la speranza, con i nostri piccoli interessi e con i nostri egoismi. È vero, anche perché soprattutto in Sicilia si è creato questo sistema dove tutti i settori politici dell'economia, anche della burocrazia, sono in mano alla mafia, a chi detiene il potere, per avere un controllo totale del territorio. Sciascia diceva che la Sicilia è irredimibile. Io penso che sicuramente lo era in quel periodo, ancora sta da fare, ce n'è, però vedo molti cambiamenti, vedo sui giovani c'è un modo di pensare diverso, c'è un interesse, rispetto alla mia generazione dove si subiva passivamente tutto e comunque ognuno guardava a se stesso e non guardava, se ammazzavano uno, anche quello che ti abitava accanto diceva: vabbè, cavoli suoi, non ti ponevi il problema che se avevano ammazzato quello c'era un assassino in giro, qual era il motivo, il perché e cose varie. Quindi diciamo oggi non è più così, oggi in grosse manifestazioni antimafia c'è una partecipazione veramente massiccia di giovani. Per quanto invece riguarda il giorno dei funerali di Stato, una cosa che io ho notato con sorpresa, piacevole sorpresa, è che dai balconi delle vie di Corleone, da dove passava il corteo, si affacciavano anche persone di una certa età e applaudivano il passaggio del carro funebre di Placido Rizzotto. Questa è stata una cosa che mi ha veramente inorgoglito, perché vuol dire che, insomma, quando siamo di fronte a una figura come Placido Rizzotto che riesce veramente a farti riflettere, a fare smuovere le coscienze. Cosa significa avere il riconoscimento di vittime di mafia, cioè di familiari di vittime di mafia? Avere un riconoscimento di status di vittima di mafia significa riconoscere le motivazioni per cui queste persone sono morte. Quindi intanto è un riconoscimento della verità, è un riconoscimento anche di responsabilità per chi ha causato questo. Infatti noi non è che ci fermiamo a quello che abbiamo ottenuto, i funerali di Stato, vogliamo che venga riscritta la storia di queste persone, vogliamo che si appuri le motivazioni per cui, e questo deve fare capire a tutti che se la nostra Repubblica è nata in quella maniera e si è sviluppata nella maniera in cui conosciamo, con tutti i danni che ci sono stati, c'è stato qualcuno che ha voluto contrastare questa cosa, ma c'è stato qualcuno che invece l'ha agevolato. Per essere chiari, non vorrei un giorno trovarmi in una città e passeggiare e vedere una strada intitolata a Mario Scelba, per esempio, che era il ministro degli interni di quel tempo, che era proprio il capo di quella struttura
che faceva sì che tutte le indagini venivano insabbiate. Sicuramente non mi piacerebbe vedere una strada intestata a Giulio Andreotti, dico, ma che ci siano state intestate a Placido Rizzotto, a Epifanio Di Puma, a questo Miraglia, questo mi pare che sia una cosa invece possibile e che deve essere fatta. Poi lasciamo stare che ci possono essere anche dei benefici economici, questo sicuramente, ma cosa hanno patito le famiglie di questi sindacalisti uccisi, di tutte queste vittime? Cosa hanno patito? La loro vita è stata uguale a quella degli altri?